Covid, oltre 6.000 positivi e 8 decessi, il più giovane un 47enne di Porto Sant'Elpidio, la curva dei contagi inizia a scendere, poche prenotazioni per i vaccini. Shoah, le Marche non dimenticano il dramma di Gino, sofferenze in mania. Potenza Picena ha ricordato i 7 deportati nei lager tedeschi, il dolore dei familiari. Elical, via il piano industriale per la rilocalizzazione dalla Polonia. Pullini, non abbassiamo la guardia, il monito di FIOM CGL. Caso Stadio Riviera delle Palme, la consigliera Barlocci sia alla desecretazione degli atti. Samb si prepara alla sfida con il Trastevere, intervento riuscito per Capitan Angeli. Un cordiale saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Marche che torna ad informarvi. Purtroppo partiamo dal dato che riguarda gli 8 decessi che si registrano nelle ultime 24 ore in regione, altri 6.000 casi di positività al Covid-19, ma ascoltiamo il report nel servizio di Luigi Miozzi. Sono 8 i decessi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Di questi, 5 erano donne e 3 uomini, tra i quali il più giovane, un 47enne di Porto Sant'Elpidio, facendo salire così a 3.395 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Leggera flessione del tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti, che nelle Marche è a quota 2.640. La curva dei contagi mostra un lieve calo, seppur i positivi giornalieri siano ancora altissimi, 6.152. Il tasso di positività è al 41,9%, dunque leggermente più alto rispetto a ieri, perché è sceso il numero dei tamponi, 14.667 i test nel percorso diagnostico, 3.082 nel percorso guariti e 17.749 in quelli totali. La provincia di Ancona è sempre quella con più casi giornalieri, 1.836, segue Pesaro Urbino 1.405, Macerata 1.358, Ascoli Piceno 703, Fermo 601 e altri 249 da fuori regione. La fascia di età più colpita dal virus resta quella tra i 25 e i 44 anni. Cala, seppur di poco, anche il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, meno 1 rispetto a ieri e altrettanto nelle semi-intensive, mentre in area medica sono 3 in più i degenti rispetto a ieri. In totale, il numero dei ricoverati nelle Marche è di 358 pazienti Covid. Dopo settimane intense caratterizzate da lunghe code e anche qualche polemica, parliamo della somministrazione di vaccini, il lab di Ascoli Piceno al palazzetto di Monticelli è quasi completamente vuoto e poche le prenotazioni che si registrano nella città delle 100 torri. Sentiamo Luigi Miozzi. Segnano il passo le vaccinazioni ad Ascoli. Qui al centro vaccinale di Monticelli sono poche le persone che questa mattina si sono recate alla palestra per fare la dose booster oppure anche la prima vaccinazione. Da qualche giorno il numero delle inoculazioni si è decisamente ridotto, siamo nell'ordine delle 500 contro le 1.200 che qualche giorno fa venivano effettuate. Va un po' meglio a San Benedetto, dove il numero di vaccinazioni si attesta intorno alle 800, ma sull'andamento della campagna vaccinale sentiamo quello che ha da dirci la dottoressa Giovanna Picciotti, direttore del distretto sanitario di Ascoli. Stavamo andando benissimo, da quando abbiamo ritrasferito l'attività da Casa della Gioventù a qui, cioè il 10 gennaio, abbiamo viaggiato su 1.100-1.200 somministrazioni al giorno. Ora inspiegabilmente da 5 o 6 giorni è diminuito molto il numero delle persone. Possono esserci diversi fattori, proprio delle persone prenotate e delle persone che una volta prenotate si presentano. Allora, per quest'ultimo fattore indubbiamente incide il fatto che Omicron circola molto, ci sono molti positivi, quindi se io ero prenotato per vaccinarmi stamattina ma sono positivo è chiaro che non vengo. L'altro fattore determinante penso possa essere questo: dal 1 febbraio alcune categorie di lavoratori hanno necessità di avere il Green Pass rafforzato, quindi di avere effettuato la terza dose.
tant'è che abbiamo anticipato nei giorni precedenti persone che erano prenotate per il mese di febbraio e i primi del mese di marzo, le abbiamo fatte venire prima per metterle al sicuro e consentirgli di lavorare. Altro capitolo, le vaccinazioni pediatriche che invece sembrano stiano andando abbastanza bene. Stanno andando molto bene. Il problema è che circa una settimana fa ricevevamo proteste da parte dei genitori ascolani che riuscivano a prenotare la somministrazione a Fermo ma non a Ascoli o San Benedetto. Allora, approfittando del calo di prenotazioni quotidiane qui al palazzetto, abbiamo deciso di dedicare una delle quattro postazioni attive a quella fascia di età. Quindi i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni di età possono vaccinarsi o a Casa della Gioventù o qui a Monticelli. Ed ora siamo nella vallata del Tronto a Monsampolo, dove vengono messi a disposizione tamponi gratuiti per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia, ovviamente dietro la segnalazione delle scuole. Tutto questo grazie ad una convenzione stipulata tra comune e farmacia. Sentiamo. Tamponi gratuiti per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia grazie alla convenzione stipulata dal comune di Monsampolo del Tronto con la farmacia Roccheggiani di Stella. Le famiglie dunque, seguendo le nuove regole stabilite con l'ultimo decreto del governo sulle quarantene, potranno sottoporre i bambini a test antigenico senza versare un euro. Un'iniziativa importante che abbiamo voluto portare avanti come amministrazione comunale, grazie anche all'impegno del consigliere comunale con delega alla scuola Gianni Felicioni, per aiutare le famiglie in questo momento così difficile. Sto parlando ovviamente della convenzione per i tamponi gratuiti che offriremo alle famiglie, da ieri è attiva questa convenzione, tamponi gratuiti per i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Sto parlando di quei tamponi, oggi sta cambiando la normativa, ogni giorno c'è una normativa differente. I cosiddetti tamponi che vengono fatti per la sorveglianza laddove ci fosse un caso positivo e anche i tamponi per uscire, anzi per poter rientrare a scuola dopo il periodo di quarantena per i casi della scuola dell'infanzia. Quindi stiamo cercando di aiutare il più possibile le famiglie, sia perché ovviamente grazie a questa convenzione le famiglie potranno beneficiare del tampone gratuitamente e sia per cercare di rimettere un po' d'ordine in questa giungla normativa e in questo momento così complicato per i nostri bimbi, per le nostre famiglie e anche per la scuola. I bambini possono venire a fare il test Covid T0 T5 gratuitamente presso la nostra farmacia. Io sono molto contento e ringrazio per questa collaborazione. Sta andando molto bene e diciamo, i bambini sono soddisfatti di venire nel nostro paese senza doversi spostare in comuni limitrofi e quindi diciamo che tutto sommato è una iniziativa che sta andando molto bene. Permane l'attenzione sul fronte contagi in questa fase di picco della quarta ondata spinta da Omicron. Sebbene la curva si stia sgonfiando, i positivi non presentino sintomi gravi, anzi molti sono asintomatici. I contagi al momento stiamo riscontrando una leggerissima diminuzione, anche se abbiamo numeri importanti. Siamo arrivati ormai a 200 cittadini positivi. La maggior parte di questi cittadini hanno sintomi leggerissimi o sono asintomatici. C'è qualcuno che purtroppo è ricoverato in ospedale, non in gravissime condizioni, però a loro va tutto l'affetto della nostra comunità. Momento complesso, sentivo anche tanti sindaci che sono positivi, anche nelle comunità vicine ci sono tanti contagiati in questo momento. Resistiamo perché ancora per qualche settimana ci sarà da combattere, quindi l'invito ovviamente che facciamo è a vaccinarsi il più possibile, a fare attenzione, indossare la mascherina e rispettare le regole per stare insieme. Oggi giornata della memoria, le Marche non dimenticano, la cerimonia prevista per martedì 1 febbraio è stata anticipata oggi da una testimonianza molto toccante che è stata raccolta dalle nostre telecamere. Ciro Montanari. Quest'uomo si chiama Gino Daniele, è nato il 19 giugno 1922, ha dunque 99 anni e nella sua vita è stato privato della dignità di essere umano, con sofferenze, angosce e violenze. Gino è stato soldato prigioniero in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, subendo il martirio nei campi di concentramento, assieme a tanti soldati italiani, con 4 anni di atroci sofferenze, dal 1941 al 1945.
Le mie sofferenze sono state immani, nessuna possibilità per una persona di sopravvivere a tutte le difficoltà e a tutti i dolori. Bastava che un prigioniero rimanesse in coda, manifestando la non possibilità di essere in condizione di camminare, venivano ammazzati immediatamente, venivano fucilati. E di questi casi ce ne sono state centinaia. In diverse occasioni ha condiviso la sua esperienza e la sua testimonianza con incontri con le scuole e attraverso pubblicazioni, scrivendo libri, iniziando, pensate, all'età di 88 anni, con le sue memorie di guerra. Dice tutta la prigionia, tutta la vita che ho passato nella prigionia assieme agli altri, e sono uno dei pochi che mi sono salvato, secondo me, perché mi sono adeguato a quelle condizioni, pur essendo inaccettabile sotto l'aspetto morale, psicologico, eccetera, io mi sono adeguato al sistema. Il martirio nei campi di concentramento russi rimane il suo ricordo più difficile, con traumi che non possono mai essere cancellati. Dal campo di prima accoglienza nel 1941, quando aveva solo 19 anni, alla Siberia, sino alla destinazione finale nella Repubblica Uzbeka. Per avviarci nei campi di concentramento ci hanno fatto vedere la fucilazione, il comandante del posto, la fucilazione degli ufficiali tedeschi che erano stati presi prigionieri con noi. Pare che era una cosa costante, che lo facevano sempre quando trovavano ufficiali tedeschi nei reparti romeni, italiani, eccetera, russi, eccetera. Con altri compagni di prigionia ha organizzato una piccola orchestra per allietare i prigionieri e il personale del campo di concentramento. L'orchestra l'ho formata con 5-6 persone, uno suonava il violino, uno la chitarra, uno un clarinetto, un tamburo, un mandolino. Gli strumenti sono stati fatti da un maresciallo romeno, che era un maestro di musica, il quale ha fatto poi l'inno della Romania. Una vita intensissima per Gino, che dopo la guerra ha lavorato sino a 84 anni, prima come cancelliere, poi come commercialista. E l'ha fatto per 37 anni il commercialista. Riuscendo benissimo e guadagnando tante quattrini. E restiamo ancora sulla giornata della memoria, vi portiamo a Potenza Picena, dove protagonista purtroppo è stato il dolore dei familiari dei deportati nei lager tedeschi. Daniela Gurini. Nella giornata della memoria, l'amministrazione di Potenza Picena, la presenza del prefetto di Macerata Flavio Ferdani e la partecipazione della sezione dei bersaglieri Potenza Picena Montelupone ha incontrato i familiari dei 7 potentini deportati ed internati nei lager tedeschi dopo l'8 settembre 1943, donando loro una medaglia come riconoscimento del ricordo dei loro cari. Una giornata importante e sicuramente la presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Macerata ne dà ampia testimonianza. In questo momento non possiamo assolutamente dimenticare, in questo momento più che mai, comunque, l'orrore dell'Olocausto, quindi siamo qui per loro, per farci promotori di valori importanti, qual è ad esempio il valore del rispetto. È una giornata significativa e ancora oggi ha un valore fondamentale ricordare e tramandare alle generazioni il racconto dell'Olocausto. Io ho voluto consegnare queste medaglie ai familiari degli insigniti nei comuni di appartenenza, che non è solamente un gesto simbolico, ma una riaffermazione di quei valori di libertà, umanità e dignità nei confronti di queste persone che hanno patito ingiustamente un'espropriazione della loro vita. Noi siamo attualmente i testimoni di questi valori sanciti nella nostra Costituzione e quindi attraverso queste cerimonie d'intesa con i sindaci dobbiamo passare il testimone ai giovani per riaffermare quei valori di umanità che sono assolutamente fondamentali. La cerimonia che si è svolta nell'incantevole cornice del Teatro Mugellini è stata possibile grazie al grande lavoro svolto da Mario Barbera Borroni, bersagliere potentino e volontario come guardia d'onore al Sacrario Militare di Macerata, che attraverso una minuziosa ricerca è riuscito a individuare le famiglie dei 7 potentini deportati: Mario Spina, Casimiro Scarfiotti, Oreste Mogliani, Umberto Mogliani, Leonello Testasecca, Venanzo Pistarelli e Adele Cicconi. Qual è la soddisfazione, insomma, di portarle qui oggi? Vedere che i familiari, dopo tanti anni, vengono a sapere la storia,
hanno un piccolo riconoscimento. Che cosa rappresenta invece per un familiare avere questo riconoscimento e anche ricordare il proprio familiare? È una gioia che dopo tantissimi anni qualcuno si ricordi ancora che in fondo nei lager delle persone sono andate lì a morire, ma andavano lì per difendere tutto sommato un ideale di libertà che in definitiva dopo tantissimi anni ancora vediamo messo in discussione. La cronaca, siamo sulla provincia di Ascoli Piceno, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette un 62enne residente nell'Ascolano, rimasto ferito gravemente a seguito dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada Ascoli Mare. Per cause che sono in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Ascoli, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, poco dopo le 15:30 la Volkswagen Polo su cui viaggiava il conducente si è ribaltata e lo stesso è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito al sinistro, hanno immediatamente soccorso il 62enne chiedendo l'intervento del 118. Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico lungo il raccordo è stato chiuso temporaneamente per consentire all'elicottero di atterrare poco distante e caricare a bordo il ferito. L'uomo è stato trasportato dunque all'ospedale regionale di Ancona, dove è tenuto in codice rosso e le sue condizioni vengono definite al momento molto gravi. E passiamo all'accordo Elica. Iniziano le operazioni di implementazione del piano con il programma di reshoring dalla Polonia. Ma ascoltiamo Ciro Montanari. Sono iniziati i confronti tra Elica e il coordinamento sindacale per la definizione pratica delle linee programmatiche previste nel piano firmato presso il Ministero dello Sviluppo lo scorso 9 dicembre. Sono iniziati i tavoli di confronto con Elica in applicazione dell'accordo firmato il 9 di dicembre al Ministero. Si stanno affrontando diversi temi, prima su tutti il ripristino delle corrette relazioni industriali con l'introduzione di un modello partecipativo di cogestione e di condivisione delle scelte nelle quali le RSU devono svolgere un ruolo di protagonista. Le RSU, le lavoratrici e i lavoratori devono essere ascoltati e i loro punti di vista devono essere presi in considerazione nelle scelte che poi l'azienda farà. Nelle prossime settimane inizieranno le operazioni di implementazione del piano industriale, mentre per lo stabilimento di Cerreto Tesi si sta definendo la reindustrializzazione con un progetto di carattere metalmeccanico. Si sta parlando delle operazioni di sviluppo di implementazione industriale del piano con il reshoring delle produzioni che saranno oggetto di ritorno dalla Polonia dopo la grande lotta che le lavoratrici e i lavoratori hanno sostenuto per circa 9 mesi. Al tempo stesso sarà fondamentale definire quello che sarà il reale progetto di reindustrializzazione con il quale si garantiranno 70 posti di lavoro nel territorio all'interno di un progetto metalmeccanico che sarà reso noto nei prossimi giorni. Dal mese di marzo sarà poi attivato l'ammortizzatore sociale che servirà ad accompagnare lo sviluppo del piano e dello stabilimento attraverso un piano di investimenti di oltre 7 milioni di euro. Noi continuiamo a monitorare affinché l'accordo che è stato oggetto di firma dopo una lunga ed estenuante forte vertenza scaturito dallo scontro tra due modelli contrattuali dove le lavoratrici e i lavoratori hanno sostenuto una loro proposta, un proprio piano industriale, prenda vita nel migliore dei modi, nell'interesse e con l'obiettivo unico di riportare al centro del territorio il lavoro di Elica. Mentre al Tribunale di Ascoli si è tenuta la prima udienza sul mancato pagamento di 446.000 euro reclamato dalla Power Gas nei confronti del comune di San Benedetto del Tronto, la consigliera di maggioranza Luciana Barlocci annuncia l'imminente desecretazione degli atti della commissione consigliare istituita durante il mandato Piunti. Parliamo dello stadio Riviera delle Palme. Pier Paolo Flammini. Si entra nel vivo sulla questione dello stadio della Riviera delle Palme. Quest'oggi un'udienza in forma scritta tra le parti, la Powergrass e il comune di San Benedetto. La Powergrass chiede 446.000 euro per indebito arricchimento. Intanto si avvia verso la desecretazione gli atti della commissione consigliare che si è svolta durante il mandato di Pasqualino Piunti. Luciana Barlocci, consigliere comunale di maggioranza, si avvia ad una soluzione, la desecretazione degli atti della commissione consigliare sulla questione stadio. Ci saranno novità a breve, vero?
noi abbiamo chiesto, io ho chiesto la desecretazione degli atti perché era una promessa fatta durante la campagna elettorale, ma un impegno morale verso tutta la cittadinanza. È giusto che tutti i sanbenedettesi possano leggere i risultati di questa commissione e che cosa ne è venuto fuori. Lei ha fatto l'accesso agli atti, adesso senza entrare nei particolari, questi documenti daranno delle indicazioni nuove, inedite, oppure grosso modo sono argomenti già trattati? Beh, io spero di sì, spero che gli attenti lettori potranno fare delle considerazioni, chiaramente. Io spero che dia un po' di luce a questa vicenda. Stamane, come sapete, c'è la citazione per i quasi 500.000 euro che la Powergrass ci richiede, per cui spero che ci siano delle novità. Il Consiglio Comunale ci sarà il 12 e lì la mozione, che immagino sarà approvata a larga maggioranza, porterà alla desecretazione. Dall'opposizione avete avuto qualche risposta? Voteranno anche loro? Sapete qualcosa o ancora no? Assolutamente nulla, non ci è pervenuta nessuna informazione. Chiederò prima del Consiglio quali sono le intenzioni. Chiaramente all'opposizione siede l'ex sindaco Piunti in qualità di consigliere, che era sindaco nel momento della commissione e uno dei testi chiamati, chiaramente. La San Benedettese ha lavoro per preparare la sfida casalinga di domenica contro il Trastevere. Dopo l'allenamento del giovedì abbiamo ascoltato l'attaccante rosso-blu Simone Di Domenico Antonio. L'intervista. Stiamo lavorando duramente in questa settimana, sappiamo che comunque sia domenica affrontiamo un ospite molto forte e cercheremo di dare il massimo come ogni partita e speriamo di portare i tre punti a casa. In realtà speravo nei tre punti, anche se la prima mezz'ora abbiamo un po' faticato, ma abbiamo lavorato tanto durante il periodo natalizio e ci stava che eravamo un po' imballati. Però nel secondo tempo secondo me li abbiamo messi sotto, meritavamo anche forse i tre punti. Purtroppo non è andata così, ci prendiamo questo punto, ma speriamo già dalla prossima di fare meglio. Mi sto trovando bene con tutti i ragazzi che sono arrivati. Penso da questa settimana forse è la prima volta che da inizio anno siamo quasi al completo. E la squadra c'è, in allenamento vedo che c'è buona intensità e la squadra è forte. L'unica cosa sono i risultati, che spero in questo girone di ritorno saranno migliori rispetto al girone di andata. Con un post su Instagram, Federico Angiulli, capitano della Samb, ha avvisato tutti i tifosi della buona riuscita dell'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrardi Valpolicella, in provincia di Verona. Le previsioni sulla convalescenza parlano di almeno un mese di tempo per recuperare. L'intervento è andato bene, ha scritto il Fez, grazie a chi si è preoccupato di me in questo periodo e grazie a chi stamattina all'alba mi ha scritto per incoraggiarmi. Gesti piccoli ma per me importantissimi e che mi hanno dato un sacco di forza per rientrare il prima possibile. Ora tocca a me, ci vediamo presto. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale si ferma qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la nostra informazione.